Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Firenze Capitale e buonasera alla nostra ospite di questa puntata che è Cecilia Del Re, buonasera. Classe 1982, avvocato, dal novembre del 2011, sì, esattamente, e invece da molto meno consigliere comunale nelle liste del PD, grazie ai 1081 voti presi alle ultime amministrative. Presidente della Commissione Bilancio, ed è da qui che cominciamo perché da qualche settimana avete cominciato a mettere il naso nel bilancio previsionale che la Giunta Nardella ha appena presentato. Innanzitutto, noi giornalisti abbiamo avuto modo di vedere delle slide di presentazione, grandissime linee. Cosa ci può raccontare invece di quello che avete visto voi, che l'avete visto un pochino più nel dettaglio? Allora, innanzitutto, ecco, una volta eletta, appunto, una volta eletto il Consiglio, una volta nominata la Giunta Nardella si è trovata subito con, ecco, il bilancio di previsione 2014 da approvare. Esatto, un bello scoglio, anche perché siamo a luglio. Quindi, ecco, i tempi, diciamo, non sono proprio quelli canonici entro i quali, appunto, si dovrebbe approvare il bilancio di previsione dell'anno corrente, ecco. Tant'è vero che Nardella ha già preannunciato che per il prossimo anno, quindi per il prossimo bilancio di previsione, ecco, questo sarà approvato entro la fine di dicembre di quest'anno. Quindi, ecco, finalmente diventerà un bilancio effettivamente di previsione. Esatto, finalmente diventerà questo un bilancio di previsione, e così assuntivo. Gli uffici avranno poi, ecco, appunto, potere di spesa sulla base proprio, ecco, di un bilancio già redatto e già fatto. Quindi, ecco, in campagna elettorale Dario Nardella aveva impostato il suo bilancio su tre pilastri, che erano quello, appunto, proprio di meno tasse, o comunque tasse uguali a quelle dell'anno precedente, più servizi e tagli alla spesa. Ecco, questo bilancio che ci è stato presentato, appunto, dal sindaco Nardella e dall'assessore Lorenzo Perra rispetta questi tre pilastri, anche se è stato difficile, devo dire, perché comunque sia, ecco, la Giunta si è trovata con 2 milioni e 6 di tagli, appunto, statali. Trasferimenti statali in esatto. Meno ancora rispetto al 2013. E con 7 milioni in meno che provenivano da dividendi delle partecipate. Ecco che quindi rispettare questi tre canoni con questo, già con questo punto di partenza dolente, insomma, è stato duro, ma ecco, diciamo che questo bilancio lo ha rispettato, perché innanzitutto, ecco, per quanto riguarda l'IRPEF, questa sarà già da subito azzerata per i redditi sotto ai 25.000 euro, e quindi, ecco, questo già qui è arrivato un bel regalo da parte del governo, nel senso che ha restituito 4 milioni per un extra gettito IMU incassato, diciamo così. Esatto. Sbagliando i conti, mettiamola così. Esatto, è proprio grazie a questa restituzione che è avvenuta ora che questo azzeramento è possibile farlo partire già da ora. Per i redditi, diceva, sotto i 25.000 euro, e questo riguarderà 137.000 contribuenti, qui appunto fiorentini, mentre per i redditi al di sopra dei 25.000 euro l'aliquota sarà dello 0,2%, che comunque è tra le aliquote, se non la più bassa, comunque all'interno dei capoluoghi, basse, esatto, sì. Diciamo delle città maggiori, certo. Sì, perlomeno Roma, Napoli, Bologna, ecco, hanno aliquote maggiori, ecco, invece qui si mantiene sullo 0,2%, quindi, ecco, questa invece riguarderà 85.000 contribuenti fiorentini. Ecco, questa manovra è stata resa possibile grazie a delle entrate che arrivano in più dall'imposta di soggiorno, più 800.000 euro, dalla tassa sulla sosta dei bus turistici, ben 2 milioni e mezzo, e altri 2 milioni e mezzo invece, appunto, arrivano dalle biglietti, dalla dall'incremento vendita dei biglietti dei musei. Esatto. La trova giusta questa scelta di, come dire, agire sul turista, intervenire sul turista per abbassare l'imposta ai residenti? Comunque, come dire, il tesoretto che si viene a formare, giustamente diceva lei, dall'imposta di soggiorno, è abbastanza importante. No, diciamo che è un'entrata che ecco, è un dato di fatto in realtà, cioè, perché appunto siccome ci troviamo ad approvare un bilancio di previsione ormai a fine luglio, quindi anno inoltrato, certo. Questo è un dato di fatto che in questi primi 7 mesi abbiamo avuto un'entrata superiore da imposta di soggiorno, vendita dei biglietti dei musei e tassa sui bus turistici. E questo quindi cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo avuto un flusso turistico in più. Ecco, grazie a questo flusso turistico maggiore si è potuto anche agire sul tagliare un pochino le tasse sulle persone fisiche. Rimane però un problema. Poche settimane prima, poche ore prima che la Giunta approvasse il bilancio, è uscito uno studio sulla stampa che fotografava la realtà della pressione fiscale per gli imprenditori nelle città capoluogo, nelle città più importanti d'Italia. Firenze è al top di questa classifica, insieme a Roma e Reggio Calabria,
Fondamentalmente un imprenditore smette di lavorare per pagare il fisco il 29 di settembre. Ecco, c'è qualcosa anche per loro in prospettiva? Allora, per quanto riguarda la TASI, che è la tassa sui servizi indivisibili, ecco, questa graverà soltanto la prima casa e non graverà invece appunto le seconde case, quindi per non gravare, esatto. E nemmeno le attività economiche. E questo come, ecco, anche... Boccata d'ossigeno per l'impresa, esatto, capannoni... per lo sviluppo, ecco, dell'economia, del lavoro. E quindi in questo caso, appunto, questa tassa non graverà perlomeno le attività economiche, e questo quindi è già un incentivo. Ecco, poi, comunque, ecco, poi la TASI, diciamo, e per quanto riguarda invece la TARES, invece che l'imposta sui rifiuti, questa rimane uguale a quella dell'anno 2013, ma per le attività artigiane, ecco, è stata accolta una loro istanza, che era quella di dividere, di differenziare la superficie che era comunque sia destinata alla produzione al laboratorio e quella, sì, alla vendita diretta, perché, diciamo, veniva considerato tutto laboratorio, anche una semplice pasticceria, ad esempio, veniva considerato, sì, tutto laboratorio, e quindi l'imprenditore in quel caso pagava l'artigiano per appunto proprio l'intera superficie come laboratorio. Ecco che ora c'è la differenza tra l'area di vendita al dettaglio, quindi, e l'area, sì, di produzione. Esatto, quindi questa istanza è stata accolta e mi pare anche molto giustamente. Senta, ma su che cosa state lavorando? Allora, premettiamo che il bilancio arriverà in aula il lunedì e martedì prossimi. Su cosa sta lavorando la Commissione? Uscirà dall'aula un testo pari pari a quello proposto dalla Giunta o state lavorando su qualche correttivo interessante? Ecco, allora, i correttivi appunto il nostro gruppo PD li discuterà giovedì, quindi ecco, ci ritroveremo giovedì per discutere se ci saranno emendamenti da apportare al piano di bilancio. Ecco, poi questi saranno esaminati poi appunto in consiglio lunedì stesso. Senta, cambiando un pochino, allargando un pochino il fronte al di là del bilancio, questa è la sua prima esperienza in politica. Lei viene dal mondo delle professioni, appunto, come dicevamo, dal 2011 è avvocato, aveva cominciato a esercitare in uno studio, però ha smesso quasi subito per dedicarsi alla politica. Come mai? No, ci tengo a precisare che non ho smesso, quindi sto ancora svolgendo la mia professione d'avvocato nello stesso studio dove ero, e ecco, certo che il tempo che dedico alla mia professione ora è minore, soprattutto appunto proprio in questo periodo che la Commissione Bilancio mi occupa comunque, ecco, quasi quotidianamente per esaminare le varie delibere. Ecco, devo dire che sì, il tempo per la professione è diminuito, però penso che sia giusto, e questo l'ho detto anche nella mia campagna elettorale, che anche un consigliere mantenga il contatto proprio con la professione, comunque con il proprio lavoro, per rimanere radicato nel territorio, nella realtà, ecco, non chiudersi, come si suol dire, nel palazzo, e quindi ecco, creando così quella distanza un po' che c'è tra la figura del politico, dell'amministratore locale, via diciamo in questo caso, e il cittadino. Ecco, ma com'è nata l'idea della sua candidatura? Le è stata proposta, intanto, le è stata proposta dal partito? Sì. Poi è lei che ha scelto? Io ero iscritta al circolo, sono iscritta al circolo PD dell'Oltrarno, perché vivo in quella zona e lavoro in centro storico, quindi diciamo, ecco, l'Oltrarno è proprio il mio quartiere, sì, e infatti anche la questione degli artigiani e comunque sia di questo mondo proprio che ha necessità di essere tutelato e salvaguardato e aiutato in questo momento storico, peraltro, perché rischia di scomparire, invece è una ricchezza che tutto il mondo ci ammira. Ecco, quindi io vengo da quel mondo e da quel quartiere lì. Sono stata appunto iscritta da un anno e mezzo al Partito Democratico, al circolo del PD Oltrarno, mi è stato proposto quindi di essere inserita in lista per il Consiglio Comunale, proprio perché quest'anno per la prima volta il Partito Democratico ha inserito in lista 18 uomini e 18 donne, e ecco, ha inserito anche esponenti da mondi diversi e non soltanto quelli proprio appunto, diciamo, dei circoli o comunque, certo, sia che avevano già un'esperienza, una militanza politica più, sì, dai quartieri, esatto, e quindi dal mondo delle professioni è stata avanzata la mia candidatura. Senta, ma visto che lei ha questo legame con gli artigiani, proprio oggi la CNA Confartigianato insieme alle categorie dei commercianti e dei confesercenti hanno fatto una serie di richieste formali all'amministrazione per tutelare, insomma, per gli sgravi fiscali fondamentalmente e incentivi di vario tipo alle aziende che verranno interessate dai cantieri della tramvia. Sono richieste sensate, secondo lei? È giusto che, insomma, che l'amministrazione preveda una perequazione per loro?
Ecco, l'assessore Bettarini, che è l'assessore alla delega allo sviluppo economico, ha già incontrato queste delegazioni o comunque sia, ecco, gli Il imprenditori, i tema è sul commercianti, tavolo. esatto, sì, interessati dalla tranvia più volte. E ecco, sì, ritengo comunque che sia giusto che l'amministrazione si prenda comunque sia carico della situazione di queste attività che subiranno comunque sia un disagio, un danno dai cantieri che a breve, ecco, già interesseranno Partiranno. le loro attività, sì. Quindi ecco, di sicuro saranno proposte che saranno valutate dalla Giunta Nardella, dal sindaco stesso e di sicuro già posso dire che finora comunque lo si è visto, c'è la volontà dell'amministrazione di venire incontro comunque sia alle loro richieste. Ecco, poi quello nei limiti ovviamente di quanto l'amministrazione potrà Ah, certo, fare. anche dei vincoli della Corte dei Conti, perché se li abbassa eccessivamente Esatto, le tasse, quindi poi però. la paga. Senta, ma lei è contenta della nomina Presidente della Commissione Bilancio o avrebbe preferito altro? No, sono contenta. Allora, è una commissione, innanzitutto, ecco, la dicitura esatta è affari generali, organizzazione, bilancio e tributi, quindi non c'è soltanto l'aspetto del bilancio, certo è l'aspetto preminente ed è quello che ora più ci sta interessando perché è Ovviamente. il periodo, però ricomprende questa commissione anche l'organizzazione, che è l'organizzazione della macchina comunale, quindi il personale. Ed ecco, l'assessore Gianassi, al consiglio di giovedì scorso, Sì. insomma, in consiglio, presentato la riorganizzazione della macchina comunale ed ecco, penso proprio che organizzazione della macchina comunale che comunque sia una corretta organizzazione. Diciamo, è funzionale non soltanto ai servizi e quindi ai dipendenti stessi del comune, ma come è organizzata una macchina, poi di come è organizzata ne beneficia tutta la cittadinanza. C'è stato un Questo. taglio importante di dirigenti in questo senso, hanno fatto bene. C'è stata È una stato. riorganizzazione, diciamo, è stato proprio l'assessore Gianassi a presentarcela ed ecco che da una pianta teorica con 91 dirigenti, mi pare, che non erano tutti Sì, occupati, esatto. erano in gran parte lasciati vuoti, ecco si arriverà ad una pianta di 72. Ora sui Esatto, dati sì, più o meno una dell'esattezza. ventina comunque i dirigenti di cui Esatto, e se ne si è arriverà a fatto a occuparne meno, appunto però. una sessantina. Ecco, questa comunque sia è un taglio comunque alla spesa proprio anche nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse. Con uno studio, ecco, si è capito che con questo numero di dirigenti la macchina comunale poteva andare avanti. Quindi, ecco, no, io approvo questa scelta, penso sia una direzione giusta su cui continuare a lavorare. Un'ultimissima cosa a cui chiedo di rispondere molto velocemente perché il tempo è quasi scaduto. Lei in campagna elettorale ha usato un po' Twitter, Facebook, i social network, poi il silenzio. Come mai? Sono solo un mezzo per velocizzare la campagna elettorale? No, la ringrazio di questa domanda, guardi, perché ecco, mi piace dare la risposta perché è una cosa a cui tengo e che a questo punto sfrutto il mezzo televisivo per dire. È un periodo in cui, come lei ha detto, sono nuova alla politica, quindi diciamo sono stata un po' catapultata in questo mondo. Lei pensi che io ho saputo intorno al 20 di aprile di essere in lista, quindi in Un due mesi mese. ecco, io ho un po' cambiato vita, questo sì, perché appunto prima facevo l'avvocato, il mio tempo era quasi interamente dedicato a quello, poi ho fatto anche il dottorato di ricerca all'università, però diciamo ecco, la mia vita era proprio nel mondo delle professioni e ora sono in politica attivamente e ecco, è un momento che mi sto prendendo di studio, nel senso sto entrando nelle varie dinamiche del consiglio, del gruppo, delle commissioni, mi sta prendendo tempo, energie. Ed ecco, anche su di me sto sentendo una nuova veste, doppia veste di consigliera e quindi che comunque sia anche una veste di rappresentanza Certo, e e quella mia, professionista. professionale o comunque ecco, Ci di sarà tempo per cittadina. recuperare Recupererò la comunicazione. senz'altro, vi terrò Perfetto, allora aggiornati. grazie mille, in bocca al lupo a Crepi il Cecilia lupo. Del Re e grazie ai telespettatori, arrivederci alla prossima puntata di Firenze Capitale.